Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Ragazzi, in questo video alla fine farò un invito ufficiale a Diego Ligorio e a Sergio Sarruggeri per venire a fare una live da me o perché io vada in live da loro. Voglio parlare con due interisti intelligenti del derby e di questo calcio malato. Stavamo già organizzando una live con altri youtuber, però a me gli altri youtuber non piacciono. Io voglio di fianco a me il Rasta, vabbè, lo zio Peter che è sempre con me, però vorrei discutere del calcio malato e del derby con Diego Ligorio e Sergio Sarruggeri. Quindi faccio un invito ufficiale da parte di questo canale ai loro canali e a loro personalmente. Siamo amici, ci conosciamo da tanto tempo e vorrei parlare di queste cose con voi. In questo video parliamo di tanto di Milan, è un video lungo da ascoltare fino alla fine perché voglio parlarvi nel dettaglio di tante tante cose. Ci sono dei movimenti importanti, rinnovi e voglio farvi capire il vero progetto Milan, un progetto che ci porterà a tornare grandi, torneremo grandi, bisogna solo aspettare 2 o 3 anni. Vi voglio bene a tutti. Sempre forza vecchio cuore rosso nero, vai col video. Ciao ragazzi! Forza diavolo Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, ti ho tradito mai, non esiste niente al mondo che mi porti via da te, né rinuncia né diffida, io sarò sempre con te in Italia e nel mondo, noi saremo sempre qua, forza Milan non mollare, vinci ancora per l'ultra. E io canterò fino al 90esimo. Che fatica che ti chiedo. Forza Milan, faccio un gol e faccio un gol. La curva su ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te e rosso nero, unico grande amore, una grande passione che sta dentro di me. Dico che siamo tutti dei delinquenti, solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Oh, AC Milan. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. In descrizione team maglie calcio. Cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. Sempre in descrizione, Trenga e Pit 2.0, l'alternativa. Cliccate sul link, anche quel link, e iscrivetevi a quel cazzo di canale. Da lunedì ci saranno delle live e dei video nuovi. Ci siamo fermati perché c'era il derby e comunque sapete la situazione che sto sostenendo qua in Calabria a casa con i miei. Sto comunque seguendo mio padre e non ho tempo per fare più di uno, due video al giorno che già e già li faccio su questo canale legati al Milan. Questo canale rimarrà sempre il principale perché la nostra discussione sul Milan ci sarà sempre, comunque, ovunque, a ogni ora e ogni giorno, ogni notte. Sempre il Milan è sempre la prima cosa, la prima nostra grande passione. Ma veniamo un po' a questo video. Allora, voglio fare un paio di discorsi. Prima di tutto vorrei parlare di una cosa un attimino che c'entra col calcio, ma non direttamente col Milan. Il discorso DAZN. Ne stanno parlando tutti. Io penso che siano tutte discussioni inutili. Io penso che oggi, la programmazione di DAZN non sia all'altezza del blasone del campionato di Serie A. Quindi è semplicemente, è molto semplice. Mollate tutti questi abbonamenti. Questi non si meritano niente. Non si meritano niente. Anzi, sarà un incentivo in più per andare allo stadio.
sia San Siro che in trasferta. Andate allo stadio, ragazzi, andate allo stadio. Ci ricordiamo i tempi belli delle radioline? Torniamo ai tempi belli delle radioline. Per chi non va allo stadio, torniamo ai bei tempi delle radioline. Quello è il calcio che ci piace, quello è il calcio che vogliamo. Il calcio da stadio e il calcio dei grandi commentatori sulle radio. Questo vogliamo, questo deve tornare ad essere il calcio. Un calcio che torna al suo passato. Si stava meglio quando si stava peggio, ragazzi. Oggi troppi interessi in questo calcio e poi provocano queste cose. Provocano queste cose, diritti TV, grandissimi, programmazioni che poi non, in base ai soldi che recepiscono, non danno un servizio. Il fatto di aver tolto l'abbonamento insieme a un altro di DAZN. Ragazzi, il fatto principale dovrebbe essere quello di dire che ancora su DAZN non si è riuscito a vedere una partita intera. Ragazzi, su DAZN ancora non si è riuscito a vedere una partita intera. Altro che cazzo di abbonamento in coppia, questo e quell'altro. Rimpiangiamo tutti Sky, lo sappiamo che rimpiangiamo tutti Sky. Purtroppo i diritti TV sono andati a quelli, li dobbiamo accettare e dovremmo accettare anche il fatto che questi toglieranno l'abbonamento fatto in coppia. Addirittura sono venuti fuori che l'abbonamento lo faranno nella stessa casa. Ma che cazzo state dicendo? Ma che cazzo state dicendo? Puttana di quella. Mamma mia, mi viene voglia quasi di dire parole grosse, però non le dico perché non è giusto dirle. Ieri sera grande live con Rasta, grande live con Rasta, ci siamo divertiti, lo ringrazio. Ieri sera addirittura il Rasta ha detto cose intelligenti, ragazzi. Il Rasta ieri sera addirittura ha detto cose intelligenti. Amico mio, ti voglio bene. No, a parte gli scherzi, ragazzi, andiamo a parlare di quella che è un po' la situazione. Stasera ci sarà la partita della nazionale. Calabria e Tonali saranno impegnati con l'Italia. Tanti giocatori del Milan in giro per le nazionali. E oggi riprenderanno anche gli allenamenti a Milanello, chiaramente senza i giocatori impegnati in giro per l'Europa. Allora, ho letto un editoriale di Franco Ordine che mi vede d'accordo fino a un certo punto, ma poi in totale disaccordo col giornalista verso la fine. Io invece sono convinto del suo contrario e fino a prova contraria oggi ho acchiappato più notizie io di quelle che hanno acchiappato tutti i giocatori tutti insieme. Probabilmente perché io sono tifoso, non ho interesse a fare il giornalista e quindi cerco di prendere soltanto le notizie, quelle reali. Ballo Touré probabilmente si muoverà a gennaio, così come molto probabilmente si muoverà Favre a gennaio. E questi potrebbero essere gli unici due movimenti del Milan nella sessione invernale del calciomercato. Andiamo a fare un discorso però più generale, un po' più dettagliato, scusate, il discorso generale l'abbiamo fatto adesso. Andiamo a fare un discorso più dettagliato per quanto riguarda questioni economiche e tante altre questioni di cui voglio parlare. Allora, io penso che il progetto Milan sia un progetto che sta facendo scuola in Italia e in Europa. Un progetto iniziato da altre squadre molto tempo fa, perché se prendiamo squadre come il Bayern Monaco, hanno questo progetto fatto da non grandi nomi, ma da giovani, iniziato molto qualche un decennio fa quasi. Il Bayern Monaco è tornato grande, grandissimo in Europa quando ha incominciato a crescersi i suoi giocatori. Vedi vari Kimmich, Goretzka, tutti questi giocatori che arrivano dai vivai o comunque sono arrivati in questa squadra molto giovani e sconosciuti. E sconosciuti. Lo stesso Liverpool, prima di fare i grandi acquisti degli ultimi anni, ha cresciuto i suoi giocatori. Ragazzi, se prendiamo un giocatore come Mané al Liverpool, è arrivato che nessuno lo conosceva, ha pagato quattro soldi. Oggi è uno dei giocatori più forti del mondo. Se prendiamo Kimmich al Bayern Monaco, oggi è uno dei giocatori, dei centrocampisti più forti del mondo. Ma quando l'ha preso, quando ha giocato, ha iniziato a giocare in prima squadra al Bayern Monaco, era un perfetto sconosciuto. Oggi è uno dei più grandi del mondo. E questa è la linea che sta portando il Milan in Italia. E io sono convinto che questa linea inizierà a fare scuola a tutti quanti. Il progetto calcistico va di pari passo al progetto economico. Ragazzi, abbiamo dietro le spalle una società solidissima.
E il fatto di avere alle spalle una società così solida sarà quello che permetterà al Milan di tornare grande, insieme chiaramente a uno staff tecnico buonissimo, ottimo, e uno staff dirigenziale tecnico eccezionale. Ragazzi, ve lo dico da tanto tempo, la nostra sicurezza si chiama Paolo Maldini. Paolo Maldini non era mai voluto entrare al Milan perché avrebbe potuto farlo molto prima, con molti più soldi e addirittura con più responsabilità, farlo molto prima, già con i cinesi, l'avrebbe potuto fare alla fine dell'era Berlusconi. Paolo Maldini sarebbe già potuto entrare in società. Non l'ha mai fatto perché non credeva nel progetto. Se oggi Paolo Maldini resta al Milan e crede tanto in questo progetto, questa deve essere la nostra sicurezza. E lo dico ancora a quegli scettici che continuano a dire che il progetto Milan, il Milan fallirà, il Milan andrà spegnendosi, questa è una stagione fortunosa. Questa stagione fortunosa dura da 2 anni. Questa stagione fortunosa ti permette di aver fatto 21 giornate prima in classifica nella scorsa stagione e di non aver perso una partita in Serie A in questa stagione. Questa stagione fortunosa ti permette di andare a giocare ad armi pari con Atletico Madrid e Liverpool e sbagliare sostanzialmente anche in Champions League, una competizione che manca da 7 anni al Milan, una partita. Perché anche la partita di ritorno col Porto tu non l'hai sbagliata, alla fine hai pareggiato. Quindi ragazzi, ancora dico a questi scettici, ragazzi, ravvedetevi, cercate di capire il progetto, cercate di capire il calcio, perché anch'io ancora ieri, io ancora ieri sera in live, ho visto persone chiedere grandi nomi. Con i grandi nomi nel calcio di oggi non si va da nessuna parte. Il grande nome arriverà al momento che al Milan servirà un giocatore per vincere la Coppa dei Campioni, la Champions League. O qualsiasi sarà, qualsiasi nome avrà la futura Coppa dei Campioni. Perché io sono convinto, ne parleremo alla fine, io sono convinto che la Champions League avrà vita ancora corta. Io sono convinto che il competitor contro l'UEFA arriverà appena finiranno i mondiali. Ci sarà il mondiale nel 2022 e subito dopo il mondiale nascerà il competitor contro l'UEFA. E allora lì sì che nascerà una situazione nuova, una situazione diversa che vedrà impegnate solo le squadre migliori in Europa. E io non vedo l'ora, perché l'ho già detto ieri sera in live. Voi pensate che i 9 campionati vinti dalla Juventus portino meno blasone che la Champions League del Chelsea della scorsa stagione? Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, vi dirò di più. Vi dirò di più, questo è un mio pensiero comune, mio e dello zio Peter. I campionati oggi sono molto più difficili della Champions League. Sono molto più difficili e probabilmente vincere il campionato dà molta più soddisfazione. Ragazzi, in Serie A ci sono 7-8 squadre che possono comunque, che lottano per i primi 4 posti, ma tutto il resto delle squadre di Serie A sono molto competitive. Quindi in Serie A il livello è molto alto, probabilmente molto più alto di alcune partite che si giocano in Champions, ragazzi. Milan Sassuolo è molto più competitiva di Inter Sheriff. Capite bene che di cosa vi sto parlando? Capite bene che oggi queste competizioni europee stanno diventando delle vere e proprie pagliacciate. Torniamo al discorso di Franco Ordine. Franco Ordine fa molti complimenti al Milan per il progetto Milan. Dice che questi giocatori non si muoveranno e mi trova totalmente in disaccordo con lui, anche perché Franco Ordine poi non ne acchiappa mai una sul mercato, proprio è un giornalista che di mercato ne capisce veramente poco. Lui era uno di quelli che parlava di grandi nomi quest'estate, quindi questo progetto cosa? Allora, il fatto che il Milan abbia una base così forte, una società così forte alle spalle, sta invogliando un sacco di giocatori a proporsi al Milan ed è quello che succedeva 15 anni, 20 anni fa. I giocatori si proponevano loro stessi al Milan. Si proponevano loro al Milan e il Milan poi valutava quali prendere e quali non prendere. Ieri sera abbiamo parlato anche delle differenze nella zona di campo sulla tre quarti.
Allora, l'anno scorso, allora, l'upgrade di questo Milan è che oggi, se già noi nella scorsa stagione eravamo una squadra molto offensiva, che però aveva un giocatore che dettava i ritmi della partita, che non era un vero e proprio attaccante. La turca numero 10, la turca numero 10 della scorsa stagione, era un centrocampista. Quindi capite bene che un centrocampista non ha gli stessi ritmi che può avere un attaccante aggiunto come Brahim Diaz. Quindi oggi il Milan ha di molto velocizzato i suoi ritmi di gioco. Ragazzi, il derby è stata una partita molto europea per i ritmi di gioco che ha dato il Milan. Non per i ritmi dell'Inter, perché l'Inter in sostanza ha giocato 45 minuti nella propria metà campo, 40 minuti del primo tempo nella propria metà campo, aspettando il Milan, e chiaramente nei primi 40 minuti non sono venute fuori grandi palle gol. Però ricordiamoci bene che il derby è iniziato, la domenica del derby è iniziata con l'Inter a meno 7. Era l'Inter che doveva vincerlo per forza questo derby. Il Milan non doveva sbagliarlo. E il Milan non l'ha sbagliato. Il Milan oggi è la squadra che in Italia riesce più di tutte a gestire tutti i 90 minuti. Ragazzi, andatevi a vedere i dati dell'Inter. L'Inter è la squadra che subisce di più negli ultimi 20 minuti. Oggi il Milan è il secondo attacco e la seconda difesa. Quindi capite bene che questo Milan è forte. È molto forte, è più forte degli altri. I 7 punti dell'Inter, che di distacco dall'Inter, sapete cosa sono? Sono proprio quei 20 minuti finali che il Milan ha giocato da grande squadra e che l'Inter non ha giocato. Questi sono i 7 punti di vantaggio che abbiamo noi sulla seconda squadra di Milano. Sono semplicemente questi, il fatto che la nostra squadra ha la faccia del nostro allenatore, il fatto che le merde abbiano la faccia del loro allenatore, un allenatore che dà alibi, un allenatore che non è capace ad analizzare le partite, un allenatore che continua a dire che non è mai colpa sua. Simone Inzaghi è un allenatore mediocre, perché oggi Simone Inzaghi il potenziale per far bene ce l'ha tutto. Antonio Conte sarebbe lì di fianco al Milan. Simone Inzaghi no. Simone Inzaghi sta portando avanti il progetto di Antonio Conte. L'unico errore di questa Inter è proprio Simone Inzaghi. Gli interisti continuano a dirci che noi a gennaio crolleremo. Ci vediamo a gennaio. Vediamo a gennaio quello che succederà. Io sono convinto al 99,99% che questo Milan a gennaio avrà ancora più punti di distacco dall'Inter. Sapete perché io sono convinto di questo? Perché nella scorsa stagione il Milan non era così compatto come adesso. E sono convinto di un'altra cosa, che la preparazione del Milan sia stata quella di una squadra inglese. La preparazione del Milan oggi, se ve l'ho già detto 1.000 volte, voi, non tanti di voi vanno a Milanello. Io invece ho dei focus molto importanti giorno per giorno da Milanello. La preparazione, il pre-campionato del Milan e gli allenamenti del Milan sono completamente diversi da quelli di tutte le altre squadre. Le altre squadre fanno dello stretching, dell'allenamento in palestra la cosa principale, la preparazione principale, e preparano le partite tatticamente. Il Milan, anche in allenamento, fa ore e ore con la palla fra i piedi. Ore e ore con la palla fra i piedi. Questo cosa vuol dire? Allenare l'intensità. Correre, correre, correre. Questo Milan, per tornare ad essere ambiziosi in Europa, deve correre sempre di più con la palla al piede, perché correre senza palla al piede non serve a niente, come fanno gli altri. Perché girare intorno al campo per creare fiato non ti fa essere, non ti crea più intensità in campo, ti crea solo del fiato. E l'Inter fisicamente è una squadra anche forte, ma poi non ha un gioco, ragazzi. Non ha un gioco, ragazzi. Voi avete visto un gioco da parte dell'Inter? Allora, ragazzi, voi spiegatemi un po', in questo fantomatico dominio di 80 minuti dell'Inter nel derby, voi vi siete mai preoccupati di perdere la partita? Io non ho mai avuto, anche in quei 20 minuti in cui l'Inter ha giocato meglio del Milan, in quei 20 minuti, io non ho mai avuto la preoccupazione di prendere gol. Io avevo paura di quello che poteva succedere se andava avanti ancora per tanto tempo.
Ma nei momenti, in quei 20 minuti, l'Inter non è mai stata realmente pericolosa da dire: oh, adesso cosa facciamo? Cosa facciamo? Alla fine l'Inter ha provato dei tiri sempre da fuori area e Tatarusano non ha mai fatto un intervento. Ragazzi, le palle gol sono quelle in cui il portiere si deve impegnare, sono quelle in cui il palo prende il palo, dove c'è comunque della pressione da parte degli avversari. Io grosse apprensioni nel derby non ne ho mai avute. Anche in quei 20 minuti in cui loro hanno giocato meglio. Io penso che il Milan, nei fantomatici 5 minuti finali, ha creato molta più apprensione ai tifosi dell'Inter di quella che l'Inter ha creato ai tifosi del Milan. Ma molta di più! Perché se la partita andava avanti ancora, non dico tanto, se il recupero fosse stato quello giusto, probabilmente il Milan il derby l'avrebbe portato a casa, perché mancava veramente poco a fare il secondo gol. Mancava veramente poco. E il fischio finale, sapete quanti goccioloni di sudore ha evitato ai tifosi dell'Inter? Quante gocce di sudore ha evitato ai tifosi dell'Inter? Perché quest'Inter è forte, io non sto mettendo in dubbio che l'Inter sia forte e io non sto mettendo in dubbio che l'Inter non sia una squadra che può lottare fino alla fine. Però l'Inter dell'anno scorso era molto più forte e il Milan dell'anno scorso era un po' più debole. Quest'anno il Milan è molto più forte e l'Inter non... Ha ormai il gap fra le due squadre, il gap dell'anno scorso, i 13 punti della scorsa stagione si sono azzerati. I 13 punti finali della scorsa stagione si sono azzerati. E ricordatelo, ragazzi, l'Inter è uscita dall'Europa molto prima del Milan. Quindi il Milan ha giocato anche un'ottima Europa League nella scorsa stagione. Quando gli interisti fanno i fenomeni, i grandi sapientoni del calcio, a me sapete più del sapientino Clem Clem, perché di calcio ne capite veramente poco e come sempre dovete far risultare o dovete tirare la stampa dalla vostra parte per creare scompiglio e non parlare della situazione reale che state vivendo. Ragazzi, se non siete stupidi, lo capite anche voi che qualcosa non funziona, che non siete più l'Inter di Antonio Conte. Probabilmente arriverete, io non sto mettendo in dubbio questo, sinceramente non me ne frega neanche un cazzo, perché oggi il mio Milan non ha paura di nessuno e oggi il tifoso del Milan non deve aver paura di nessuno, sono gli altri che ci temono e lo fanno capire le vostre dichiarazioni, il fatto di voler spostare tutto l'interesse del derby su quelle due occasioni, il fatto di creare scompiglio Mourinho, il fatto di Sarri che si incazza, ragazzi, quelle sono tutte dimostrazioni di timore. Questo è il timore che imputiamo agli avversari. Oggi tutti hanno paura. Oggi le squadre più piccole, che nelle dichiarazioni non hanno niente da guadagnarci né da perdere, Juric, tutti gli allenatori che ci hanno affrontato, hanno detto che oggi siamo i più forti, che siamo la squadra più difficile da affrontare. Lo dicono tutti. Gli unici che se lo negano sono queste squadre che poi saranno le nostre concorrenti. E ve l'ho detto, attenzione alla Juve, che probabilmente la Juve quest'anno farà fatica, anche se sono convinto che alla fine uno dei primi quattro posti lo centrerà. Però attenzione che le partite con la Juve potrebbero essere l'ago della bilancia per il campionato, eh? Attenzione alla Juve che potrebbe essere l'ago della bilancia del campionato. Ed è un dato di fatto che Juve-Milan è stato uno spot per il calcio. Inter-Milan, Milan-Inter è stato uno spot per il calcio. Juventus Inter è stata la vergogna del calcio italiano. La vergogna del calcio italiano. Voglio un attimino parlare un attimino dello scontro fra le coreografie del derby. Io penso che la tifoseria del Milan abbia aperto un nuovo ciclo per quello che riguarda il tifo. Già lo stiamo facendo proprio a livello di curva sud, la curva sud. Voglio fare gli auguri a Luca per ieri, perché era il suo compleanno, quindi tanti auguri Luca. E comunque voglio parlare di quello che sta succedendo fra i tifosi. La curva sud è eccezionale, sia a livello di quanto riesce a spingere la nostra squadra, ma la coreografia è stata una cosa da pelle d'oca, una cosa che ha creato emozioni in tutto il mondo. Io penso che i tifosi dell'Inter, qualcuno doveva essere a conoscenza di quello che sarebbe stato, e vedere una tifoseria fare
autoproclamarsi campioni d'Italia in un momento che hai vinto uno scudetto condizionato dalla pandemia, tante cose potevano evitarla perché è stata di cattivo gusto la coreografia dell'Inter. Festeggiare quello scudetto in quella maniera non è stata bella, non è stata una bella cosa, trovandosi davanti una coreografia come quella della curva sud. Non è stata una bella cosa la proclamazione, l'inneggiare al loro scudetto del tampone, come quando dicono che per loro lo scudetto di cartone è quello migliore. Cioè, ragazzi, ma vergognatevi, vergognatevi! Ma non sto parlando di ragazzi seri, interisti, eh? Non sto parlando di persone serie, interiste, perché sapete che ho anche avuto collaborazioni per Educazione Ambrosiana con gente tifosa dell'Inter, gente che la curva dell'Inter. Io le magliette di Educazione Ambrosiana sono fatte in collaborazione con chi gestisce la curva Nord. E un saluto a Renato e a Ich. Loro sono persone che gestiscono la Curva Nord, che conosco da tanto tempo e che sono persone serie e sanno quello di cui sto parlando, sanno di che cosa parlo. Sono persone che riconoscono il fatto che chiaramente l'Inter ha vinto e festeggiatelo il vostro scudetto, è giusto festeggiare quando si vince. Però poi non tiriamola troppo avanti perché poi dopo diventate pesanti. Il web oggi è quello che riempie quando non si è allo stadio. Chiaramente la domenica, quando si gioca allo stadio, è il principale momento del tifo. Però poi durante la settimana il web condiziona molto tutti quanti, condiziona molto il tifoso medio del calcio. E oggi questo web è fatto da personaggi che poi alla fine di calcio non capiscono un cazzo. Ma sto parlando in tutte le squadre, anche nel Milan ci sono tanti che non capiscono un cazzo. Però oggi il web condiziona a livello frainteristi e juventini, non si mettono in testa che il Milan è un po' più forte e loro sono un po' più deboli e che questo campionato per il momento lo sta dominando il Milan. Questo campionato per il momento lo sta dominando il Milan. Quindi, ma senza fare proclami arrivando alla fine, io sto parlando di questo momento, oggi in questo momento Milan e Napoli stanno dominando il campionato e loro una ragione non se la fanno. Mi dispiace perché ci sono tante persone intelligenti fra i tifosi dell'Inter e probabilmente non vengono ascoltate perché poi sul web ci sono solo gli stupidi. Gli stupidi sul web parlano a vanvera perché anche quelle persone che consideravo intelligenti parlano di 80 minuti di dominio dell'Inter. E secondo me dite stronzate, dite delle grandi stronzate. Dite grandi stronzate, io rimango comunque un vostro amico. Secondo me siete persone intelligenti e al momento, siccome eravate allo stadio al derby, avete visto qualcosa di sbagliato, perché al momento che vi siete fermati a guardare la partita in TV, ragazzi, io sono 30 anni che vedo le partite allo stadio e chiaramente allo stadio non si percepisce tutto perché vuoi il casino, vuoi il rumore, vuoi il fatto di vedere la partita un po' schiacciata, perché la partita la guardi un po' schiacciata, sei lì sulla. Non penso che tante delle persone che parlano sul web siano in transenna, io invece per diversi anni sono riuscito a vedermela anche in transenna ed è l'unico posto dove vedi la partita un po' decentemente, perché se già sei 4-5 gradinate sopra la transenna, la partita non la vedi bene e dal primo anello la partita non si vede bene, si vede vicino ma la vedi molto schiacciata. Quindi le persone che parlano, poi quando, se sono intelligenti, il momento che sono andate a casa, avranno capito di aver detto un sacco di stronzate nei video subito dopo la partita. Mi ha stupito Diego Ligorio. Diego, io voglio bene a Diego e secondo me fra gli interisti è il migliore di tutti. Fra gli interisti è quello che commenta su YouTube migliore di tutti e saluto Diego. Sono convinto che anche Diego avrà rivisto il derby e avrà capito di aver detto qualcosa di sbagliato nel video subito, immediatamente dopo la partita. Ne sono convinto che poi io e Diego ne parleremo di questa cosa. Anzi, faccio un invito ufficiale a Diego Ligorio. Diego,
Vorrei fare una live insieme a te proprio per parlare. Ormai lo sappiamo, prima del derby non l'avremmo mai fatta perché a voi l'anno scorso vi ha portato male. Poi non l'abbiamo fatta, all'andata l'avevamo fatta e vi ha portato male. Però sono convinto che oggi io e te potremmo parlare. Ti invito ufficialmente a venire da me o se vuoi vengo io da te perché ho voglia di parlare con un interista intelligente. Io reputo interisti intelligenti Diego Ligorio e Sergio Ibauscia Sarugia. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao!